Max, a Glasgow un buon primo tempo in cui siamo stati anche in vantaggio, poi il cedimento nella ripresa. Sì, sicuramente non abbiamo iniziato col piede migliore, dato che abbiamo subito due mete nei primi 10 minuti, però ci siamo poi accesi e siamo riusciti anche a essere in vantaggio verso la fine del primo tempo per poi subire un'altra meta. Abbiamo dimostrato di potercela giocare, soltanto che il secondo tempo poi qualcosa è successo dentro di noi, no, non ci abbiamo creduto fino in fondo, quando invece negli spogliatoi eravamo davvero convinti di portarcela a casa e il risultato lo sappiamo, non è assolutamente soddisfacente. Quindi adesso abbiamo venerdì Master e ce la daremo tutta. Comunque tre mete segnate in casa dei finalisti della scorsa edizione del torneo. Non male questo, no? No, quello sì, tre mete anche di pregevole fattura, però questo no, non basta a colmare il gap delle 7 mete subite, quindi mentalmente sì, possiamo ritenerci soddisfatti in una piccola percentuale, ma poi dobbiamo cambiare assolutamente atteggiamento. Tu comunque sei tornato e questa è già di per sé una buona notizia e ti abbiamo visto decisivo come al tuo solito in difesa. Come ti senti fisicamente? No, io adesso sto bene, anzi, è stato un recupero abbastanza lampo dall'infortunio e dall'operazione. In poco più di un mese sono riuscito a tornare in campo e questo era quello che volevo. Quali invece gli aspetti su cui lavorare come squadra? Sicuramente in squadra dobbiamo capire che a questo livello molte volte l'abbiamo purtroppo pagato sulla nostra pelle, il più piccolo errore vale una meta subita, quindi dobbiamo lavorare sicuramente sul dettaglio e cercare di sbagliare il meno possibile perché solo così si riescono a vincere le partite. Venerdì si va a Legnano dove affronteremo il Master. Che partita sarà? Ah, sicuramente Munster, anche nonostante l'assenza, è una squadra molto fisica, ha giocatori di diversa esperienza e sicuramente verrà per portare la partita a casa. Noi, d'altro canto, cercheremo di opporci e siamo abbastanza carichi dalla sconfitta di Glasgow, quindi vogliamo assolutamente riprendere il cammino che avevamo intrapreso nella prima parte di inizio anno. Tornerai a giocare nella provincia di Milano, città che ti ha visto crescere con la maglia dell'Amatori e del Grande Milano. Che ricordi hai del rugby nella città meneghina? Ah, sicuramente sono ricordi fantastici, anche perché il mini rugby penso sia uno degli sport e delle esperienze più belle per i bambini. Poi a me il rugby mi ha assolutamente formato come persona, mi ha aiutato, mi ha salvato, quindi al rugby devo tutto. Ho iniziato all'Amatori Milano, che adesso è diventata Amatori Union, per poi fare l'esordio in Serie A con la Grande Milano, quindi sono assolutamente affezionato a loro. Che zebre ti aspetti allo stadio Mari? Mi aspetto delle zebre arroganti ed agguerrite che vogliono riprendere il loro cammino, la scia di vittorie e di positività che ci portavamo, e sicuramente giocare contro una delle squadre più forti d'Europa è sempre un privilegio per noi giocatori. E batterla ci permetterà di scrivere una nuova pagina della storia del nostro club. Allora, in bocca al lupo a Maxime Bandai e alle zebre. Viva il lupo!